è un'autentica industria turistica quella costituita dalla Puglia. Pensate, più di 10 milioni di presenze e 2 milioni di arrivi nei soli mesi estivi parlano chiaro i dati presentati dall'Osservatorio di Puglia Promozione nella seconda giornata di TTG Rimini. La crescita costante dell'attrattività pugliese è testimoniata dagli incrementi che si sono registrati nei 3 mesi estivi sia rispetto al 2021 sia rispetto al 2019, vero e proprio benchmark. Da giugno ad agosto più 4,2% e più 3,1% rispettivamente per arrivi e pernottamenti. Più 13% per il movimento turistico dall'estero, crescita più contenuta, più 2% per quello nazionale. Luglio, la vera sorpresa, più 16% gli arrivi, più 5,5% le presenze. Sul podio delle destinazioni più attrattive, Vieste nel Foggiano, Ugento nel Leccese e un'altra foggiana, Peschici. La Puglia brilla in tanti settori, ma in uno davvero le soddisfazioni sono tantissime. Siamo la regione che ha realizzato una delle migliori performance turistiche nel nostro paese. Questo grazie al sacrificio degli operatori, grazie alla promozione che la Regione Puglia ha effettuato in tutto il mondo e soprattutto anche grazie a questa meravigliosa umanità che ci ha raggiunto da ogni parte del pianeta. Avete parlato di un successo di squadra. È assolutamente così, il turismo più di ogni altra materia è campo trasversale ed è gioco di squadra. La Puglia quest'anno ha saputo dimostrare una capacità di reagire a un contesto che era difficilissimo, caratterizzato dal Covid nei primi mesi dell'anno, ma anche fra giugno e luglio, caratterizzato da una crisi internazionale importante che ha agito non solo nella percezione di sicurezza di un conflitto che è nel cuore dell'Europa, ma anche per una crisi economica devastante, caratterizzata da un caro bolletta significativo e soprattutto da un incremento delle materie prime ad ogni livello. Quali elementi hanno funzionato per dati in crescita? Beh, intanto bisogna dire che c'era chi diceva che la Puglia era in calo del 30% e invece superiamo del 50% il 2021 e superiamo del 5% il 2019, che era l'anno dei record. Quindi intanto bisogna dire che la Puglia è in crescita come presenze e arrivi. Quello che ha funzionato è stata la campagna Italia, la campagna estero e la destagionalizzazione. Abbiamo dei mesi di maggio importantissimi, giugno e luglio con numeri incredibili e chissà, magari vedremo settembre-ottobre.